Nord, sud, est, ovest. Eccolo qua che sta lavorando. Complimenti, qua, Davide. È sempre al lavoro. Mappamondo. Il tuo mappamondo bello perché? Cosa perché studi oggi? Viaggi sempre. Studiamo il viaggio, il mondo, la sua bellezza, il ponente e il levante. Qual è il levante? Il ponente, ponente dove il sole si pone, il levante dove il sole si leva, est e ovest. Cosa c'è laggiù? C'è una pianta, una piantina. No, cosa vedi oltre? Un'antenna, un'antenna. Cosa vedi oltre? Il navigante, cosa vedi oltre? Vedo, comandante, che mio. Vedi? Vedo, capitano, da vedo, capitano. Vedo un altro palazzo. Chiamami padron Davide, devo cosa padron vedi? Davide, vabbè, sì. Perché? Vabbè. Padron Davide, vedo il quartiere della, non mi ricordo. No, ma dopo la garbatella. Dopo la garbatella. Vedi quella striscia azzurra in fondo? Fiumicino. No, è l'oceano, è quel puntino nero sulla striscia azzurra. Cos'è? È Lisbona. Complimenti per la terrazza perché c'è una vista magnifica. Ti piace Lisbona? Mi piace Lisbona, non ho niente contro Lisbona, però ma non preferisco. Vuoi andarci, immagino. No. Senti questo odore però? Sì. Questo profumo di spezie, lo senti? Stanno facendo un barbecue da qualche no, parte. Il pepe, è la cannella. Pepe, la il porto di Lisbona dove arriva Vasco de Gama, il trasporto del pepe e le merci d'Oriente. Eccolo qua. Peccato però, che non vuoi andare a Lisbona. No, ci voglio mica andare, però preferisco, cioè, siccome c'ho un impegno urgente, devo lavare parliamo la macchina. Parliamo di donne. Donne parliamo. Elen. Elen, fantastica. Nome bello. Elen romantica, le piace il cinema, gli sceneggiate, queste cose. No, piace anche a me Elen. Peccato che non si può vederla qua, per un motivo molto semplice. Aveva due biglietti per Lisbona, guarda caso. No, e non l'accompagnatore è venuto parlare, meno improvvisamente, il morbillo. Per cui mi domandava se qualcuno poteva accompagnarla a Lisbona. Un bel ragazzo sensibile. Alto. Che però non si innamorasse di lei, questo è il problema. Che non ci provasse. Va bene? Ti interessa? Io vorrei sapere perché devo andare a Lisbona. Sempre meglio che restare a casa. Allora, stai a sentire, partiamo, siamo a Lisbona, partiamo, allora partiamo da... Partiamo da dove siamo innanzitutto? Parco Edoardo VII, questo che è un re inglese che è venuto qua nel 1903 e poi hanno dedicato questo parco. Si è preparata, Fringuella. Allora, sì, facciamo così, questo qua è arrivato, uno passa di qua e gli dedicano un parco. Allora, già questo domani chiamerà Vergassola. Vergassola XII, senti, cosa arriva? No, dai, non finisci. Allora, e partiamo dal parco. Si parte dal parco, si deve trovare una direzione prima di tutto per partire. Certo. E poi ci partiamo a Bairro Alto, Ciado e Alfam. Che è tutta la zona antica. Va bene, ci abbiamo Belem, che mi hanno detto che è bello, c'è un po', c'è un po' di vento, ma c'è anche un castello. Sì. Molto ventoso che ti regalerò. E tu, bionda, salirei sul castello. E poi potremo andare al Parco delle Nazioni, dove c'era l'Expo del 98. Andiamo a vedere l'Expo, così andiamo a vedere l'Expo che è chiuso. Da dove partiamo? La giornata è bella impegnativa oggi. Perciò io direi proprio di partire. Ferma. Uno, due, tre, si parte perché... Non fa la TV. Guarda che... Dario, andiamo però. La bussola! Cosa? Ho trovato la bussola. Una bussola? Fantastica. Ho parlato delle caravelle, ragazzi. La bussola, c'ho la cartina. No, Dario, è geniale. Sono una miraglio. Andiamo. Ferma, dico io. Il nord. Il nord, cara la mia musa. Da nord che si passa. Da nord. Andiamo. No, no, la direzione è questa. Nessuno mi farà cambiare idea. Solo il nord mi porterà... Vabbè. Però potevamo partire da nord, facciamo anche una bella figura. C'ho la musa, ispiratrice. Secondo la leggenda, la storia di Lisbona nasce con Ulisse e il nome della città deriverebbe dal termine Olissippo, che nell'idioma fenicio significava porto incantevole. Vi approdarono Mori e Cristiani che in un confronto durato mezzo millennio lasciarono straordinarie tracce ed influenze artistiche. La bellezza di Lisbona si deve anche alle immense ricchezze derivate dalle scoperte geografiche dei grandi navigatori portoghesi, ma l'emozione che produce la sua visita è pari a quella del terremoto che nel 1755 la distrusse quasi completamente. Dario, perché mi hai portato al Bairro Alto? Il Bairro Alto perché è una zona caratteristica, tutto carino, ci sono tutti i localini, la sera è piena di gente e tutto. E senti, perché ti ho portato qua? Perché ci sono i locali, senti, musica, cos'è questa? Non è mica il fado. È il fado, una musica struggente che deve prendere, ci andiamo, ci infiliamo dentro al locale e andiamo a sentire il fado. Sentirei che meraviglia. Senti qua la musica. È qua. È qua che si sente la musica.
Ma il fado! Il fado, questo è il fado. Il canto portoghese. E questa è proprio la culla del fado. Ma che bello! Dai, andiamo a cercare un tavolino, va? Può fare a meno di tirar fuori la sua cinepresa è un qualsiasi turista feticista che non riesce a godersi un'emozione senza doversela portare a casa. Ma il fado no, per favore. Il fado va ascoltato con gli occhi chiusi, si canta in abito scuro, racconta dell'ineluttabile destino con le note della nostalgia. È la musica dell'anima, della sofferenza e non importa se derivi dalle canzoni brasiliane o se nasca in fondo al mare. Il fado si deve assaporare ad occhi chiusi per lasciarsi cullare dalle dolci onde della musica. Bisogna chiudere gli occhi, chiudere gli occhi. Senti, però adesso tutto sto fado non è che mi è rimasto sullo stomaco, però è un po'. No, allora. Come 40 pezzi di cucina in greco. Sì, allora, devo dire che mi è piaciuto tantissimo, bello, perché mi ha dato bello. Veramente un'emozione. Bello, bello. Era triste, nel senso, il canto era triste. È un canto triste che sgorga dall'anima. Come cantava, era tutto preso, vedo, come se dovesse così, succedere. Come se dovesse un dente. No, però dobbiamo trovare una terapia antifado. Dai, andiamo a fare un po' di shopping. Ma che shopping? Siamo... Perché? Perché rovinare tutta questa impresa? Quello shopping occidentale, mentre noi siamo... Siamo a Lisbona? Sì. Dici che è la parte più occidentale dell'Europa? Non lo so, vorrei tira capire. Fuori la tua puzzolina e... Bussoletta si chiama. E sì, vediamo un po'. No, sì, cioè, no, è la va parte bene, più occidentale, allora. Sì. Ok, dai, la quindi, parte più occidentale. Questo è l'Uvaria Ulisses, è il negozio di guanti più antico. Della città. Sono tutte le mani molto vecchie, quindi sì. Perché vuoi comprarti dei guanti? No. I guanti no, però vediamo un po'. Un idrante. Cosa c'è scritto? Salazar. Oh, Salazar è una stilista famosissima. Cioè non sai niente del mondo, conosci due stilisti del mondo. Ma tesoro, io vengo dalla moda. Cioè, io spero che non accettino carta di credito. Fado è esattamente tutto destino, questo, cioè sì. Il destino è già scritto tutto, tutto è già scritto e tutto è già... Per loro, per il portoghese. Certo, quindi le donne cosa facevano? Partivano, gli uomini... No, gli uomini partivano e le donne aspettavano, cantavano questa cosa straziante. Sì. Sull'amore. E poi dicevano, tanto quello che succede dovrà succedere. Sì. Se il mare se li prende, se tornano, perché al mare non si comanda, è il destino, il mare anche. L'elevador di Santa Giusta. 32 metri di ferro battuto, progettato niente meno che da Raoul Mesnier du Ponsard, un allievo di Gustave Eiffel. L'elevador mette in collegamento le due zone della città preferite dal poeta Fernando Pessoa. Fu riconosciuto come uno dei massimi poeti del Novecento solo dopo la sua scomparsa, ma dal 1935 Lisbona lo ricorda con affetto tanto che conserva il suo tavolo abituale al ristorante Martigno da Arcada in Praça do Comércio e al Caffè del Chado, presso cui scrisse molti dei suoi componimenti. Dario! Oi! O siete? Tira la coda al prete e ti dice bar. Bar. Brasileira, brava. Ah, famoso. Il famoso bar qui a Lisbona. Allora io vado dentro, eh. Ma lì non c'ho sete, vai a bere te e faccio una cosa. Una bella gasosa. Tu guarda, non vuoi niente? C'è un posto libero e mi siedo qua. Ok, ci vediamo dopo. Aspetta, fai presto. Sì. Non bevo niente, sennò poi sudo come una bestia. Mi siedo qua, fai presto. Ma lo comodo qua, tra l'altro. Non sono niente. Non sarò mai niente. Come ha detto, scusi? Non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro di me tutti i sogni del mondo. Bene, bene. Senta, mica da accendere, per favore.
Il padrone della tabaccheria morirà ed io morirò. Lui lascerà l'insegna, io lascerò dei versi. A un certo momento morirà anche l'insegna e anche i versi e la lingua in cui erano stati scritti i versi. Beh, oddio, insomma, è vero, non si può mai dire, però la trovo un po' pessimista, ecco. Dipende da quanto uno fuma. Lei quanto fuma, per esempio? L'uomo è uscito dalla tabaccheria. Ah, bene, dunque ha deciso di smettere. Come per un istinto divino si è voltato e mi ha visto. Mi ha salutato con un cenno e gli ho gridato «Arrivederci, Esteves!» E l'universo mi si è ricostruito, senza ideale né speranza. E il padrone della tabaccheria mi ha sorriso. Ah, e allora, quindi, è andata a finire bene, no? Senta, visto che lei non fuma più, gli scoccia se li prendo un attimo, perché... Tanto lei non fuma più, quindi le dispiace se li prendo, no? Allora, tutto a posto? Possiamo andare? Sì, andiamo. Andiamo, bene. Ok. Salve, grazie, arrivederci, non si preoccupi, su con la vita, tanto passa tutto, non si preoccupi. Ma Dario, che stai facendo? Stai parlando con una statua? Provo a fumare. Cercavo i fiammiferi. Ma dove vai adesso? Scusa, non dobbiamo andare da quella parte là? Boh. Oh, adesso ti faccio vedere dove ti porto, dovrebbe essere qua. Ecco. Ma è qua, eccolo Edoardino. Qua. Eccolo qua. Si chiama Edoardino, esclusivo marca registrata, perché c'è il gingi, ginja, che è un liquore fantastico alla ciliegia gingigna. A base di ciliegia. Edoardino, vedi, ci facciamo subito una gotata di questa. Buongiorno, ci mettiamo di qua. Buongiorno. Oh, buongiorno. Guarda la bottiglia. Come la faccio? Queste cose qua le faceva... Ciao Edoardino. Darigno, Vergasolino, Salvigno, Monastrigno e Lenigna, la mia ragazzina. Possiamo avere due, come si chiamano? Due ginginio? Due ginginio, grazie. Dos. Yes. Oh, anche di plastica del vetro? Sì, ma c'è tanto alcol, in senso, no, com'è? Non ti preoccupare, assolutamente, non è alcolico, non fa niente. Non è che tabiocca questo, eh? No, sei sicura? Sì, sicurissimo. Proviamo? Vuoi vedere? Figurati se ti viene la bioca con questo. Pronta? Non fa la bioca, anzi, questo non fa la bioca, ti corrobora. È parlato bene spagnolo? No. Aspetta, Dario, che sta succedendo qua? Oh, siamo finalmente arrivati nel cimitero di Lisbona, detto anche cimitero dei piaceri. Non si capisce perché dei piaceri sia un cimitero. Forse le vedove incontrandosi qua fanno comunella, vanno a giocare a bingo, chi lo sa. Oppure perché sono vedove, allora succede che i mariti non ci sono più e quindi da lì cimitero dei piaceri, perché i piaceri sono muerti tutti qua. Oh, e ora abbiamo qui davanti a noi una bella vedovella. Ilding, fai la vedovella, fai la furba. Oh, Dario... Ciao Helen, ma come ti sei vestita? Dario, mi dispiace tantissimo. Cosa è successo? Non ho ancora capito come è successo. Ma che cosa è successo? Perché poi in fondo io ti volevo bene. Eri così bello, alto, giovane. Ma dai, tutte bugie, forza. Cosa dici? Perché ti sei vestita così? Helen, sono qua. Tesoro, ti ho portato dei fiori. I fiori? Oh. E guarda. Ti posso fare una promessa, sarai sempre nel mio cuore. Sempre nel tuo cuore? Ciao Dario. Non vorrei diventare il tuo infarto, ma... Helen, ma... I fiori. Ma portati i fiori. Fantastico. Oh, io sono anche allergico ai fiori. Di solito quando faccio così, starnutisco. Non lo faccio più. Si vede che o sono guarito o sono morto. Chi è morto? Chi è morto? Chi è vivo? È morto, è vivo. Lui è vivo, anche dov'è? Tu. Viva, salute. Viva, salute, Giginio, Marchino. Giginio da Lisboa. Ah.
Dai, 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 Dario, andiamo dentro. Questa la prendiamo. Te vuoi dire adesso, no? Cioè adesso il destino è fatto così. Sì. Cioè ci sono 10 milioni di anni di evoluzione. Sì. Perché il Portogallo facesse il latte alla portoghese, questi due, perché noi partissimo dall'Italia per arrivare qua a mangiare in questo momento. Mi sembra tutto molto complicato. Ma non ci credi? No. No, perché sarebbe impossibile. Cioè tutto scritto già nella vita. A me sì. Quindi se te esci di qua e ti butti sotto un autobus, se non era scritto non ti succede niente. Allora, non ci credi? No. Allora, dopo il caffè, sì. Sai cosa facciamo? Ci buttiamo sull'autobus? No, sfidiamo la sorte. Sfidiamo la sorte? Yes. E sfidiamo la sorte? E vediamo un po' cosa succederà. Casa della suerte. Tutto lotteria classica, casa della suerte. Ma dici che dobbiamo venire qua? Se il destino ci ha portato alla casa della suerte, la suerte che è anche un po' destino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, vorremmo un biglietto della lotteria. Sì. Come lo scegliete? Fai vedere. A me dia un biglietto qualsiasi. A caso? Sì, a caso. No, a caso, no. Ti faccio vedere come sei. Il destino e il caso sono la solita cosa. Vecchio. Però il destino va indirizzato. Noi bisogna prendere con la bussola, poi. Certo, noi abbiamo il destino. E come si fa? Il nord è sempre la mia parte, il contrario potrebbe essere l'est. Quindi se davanti e dietro c'è il nord e qua c'è il sud, siamo a sud, è un paese caldo, mi dà quel biglietto là, guardi. Il primo là, questo qua, grande. Grande, 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 grande. Grazie. Obbligato a lui, muy obbligato, buone cose. Salutiamo la Madonna della Maria della Misericordia. Grazie a tutti. Grazie la bussola. Te non devi neanche chiedere niente, basta che apriamo la bussola. Sì, apre diciamo, la bussola. Belem. Belem. Allora, bussola, noi dobbiamo seguire la bussola. Sì. Vediamo bussola un po' dove ci porta. Bussola, bussola delle mie brame. Sì, portaci a Belem. Belem si dice, Dario. Belem. Però Belem. Guarda, secondo me qua comincia a esserci una percezione rabdomante del nord. Qua dovremmo essere vicino a Belem. Qua siamo vicino a Belem. Dario, allora, non fraintendere. Io, lo sai benissimo, sei il mio carissimo amico, io ti voglio bene, però qui siamo... Alla piazza? Sì, sulla piazza del commercio. No, vai. Qui mica è Belem, e come fa a sbagliare la mia non bussola? Non lo so, ma io te l'ho detto sempre, la tua bussola è una bussola. Non dir puzzola perché ci rimango male. Vabbè, comunque qui siamo piazza su una commercio. Bellissima piazza. La piazza del commercio. Là in fondo arrivavano, nei tempi, i navi che portavano... I navi cariche di spezie, di schiave del sesso, donne meravigliose... Dalla Numidia, che non so neanche se esiste, però portavano anche le spezie, potevano essere profumate, sì. Secondo me però tutte le bestie, tutti i leoni, gli ippopotami, questi elefanti che poi, voglio dire, gli elefanti, non, cioè pulire un elefante, portare fuori l'elefante alla sera, non è... Non è facile. No, quindi questa è la piazza dove scambiavano gli uomini, le merci, gli odori, i sapori, le armi e gli ori. Però di qua non c'è niente sicuramente, quello che ci andiamo, anche perché fa caldo. Vabbè, di qua la tua puzzola cosa dice? Se lo dici puzzola ti butti in mano. Bussola. La mia bussola dice che Belem continua ad andare di là. E noi Belem, Belem, Belem. Questa volta è quella buona, però. Ecco, questo capita se sei uno di quei tipi che non vanno a vedere cosa c'è dietro l'angolo. Svoltando a destra in fondo a Praça do Comércio, è impossibile non notare una bella chiesona tozza e maestosa. La Sé Catedrale risale al 1150, quando le chiese, visti i continui scontri tra Mori e cristiani, somigliavano alle fortezze. E accanto c'è la chiesa di Sant'Antonio, lo nemico dello demonio, quello col giglio in una mano e Gesù bambino nell'altra, che partì da qui alla volta della Francia e dell'Italia, dove morì nel 1231. Il 12 e il 13 giugno di ogni anno Lisbona gli tributa una grande festa, e a lui che pare abbia la capacità di favorire i matrimoni, per cui ancora oggi gli si rivolgono le donne nubili in cerca di marito prima di cedere alle tentazioni del mondo. Ma te dall'Olanda arrivi in Italia, che mi trovi a me, che ti porto a Lisbona. Ma sai che per molto meno l'hanno data. Vabbè, andiamo.
Fantastico, guarda che meraviglia. Allora, come ti dicevo, qui c'è la Torre di Belém. Cos'è questa? La Torre di Belém. Hai visto che bellezza? Come fanno le foto tutti? Sì, no, perché è un obbligo. No, adesso. Allora ti metto no, tutti i turisti che vengono qua, per tutti i turisti è un obbligo di venire qua a farsi una bella foto. Perché io invece con hai preso la macchina, vero? Allora, dimmi dove mi devo mettere. Ci siedi qua davanti a questa cosa qua, questa specie di scarabattolo, questa specie di fortino. È la Torre di Belém e ti dico anche quando è stata costruita. Qual è? Quella lì di Belém? Nel 1514, Dario. La Torre di Belém? Sì. Sai che in Liguria Belém? Belém, la Torre di Belém. Oh. Come sto? Fantastico. Allora, vediamo un po' cosa dicono qua. Praticamente qua, vabbè, come ti dicevo, la Torre di Belém è stata costruita nel 1514 proprio nel fiume che si chiama Tejo, che in italiano si dice Tago. È il Tago che è il in fiume? In italiano. Brava. Qui si dice Tejo. Però fai conto che nel 1755 c'è stato un terremoto. Fermati un attimo, stai zitta che sono rimani mossa. Guarda cosa sbuca di là. Guarda che nave. Altro che Belém. Eccoci. Dove siamo? Questa è la piazza di Belém, vedi nell'ombra? Sì. Vedi, è un fantasma, è la bussola nella bussola. Neanche il film di Bergman fa questo. No, questa è la bussola. Allora, vedi che il nord è uguale, vedi? Sì, è uguale. Perché è uguale, quindi questa bussola funziona benissimo. Sì. E questa è la mappa del mondo, qua ho fatto l'Africa. Qua c'è l'Olanda, fantastica. Dove c'è la casa, te più o meno? Qua. Fai vedere col dito? C'è la casa nuova, bella? Sì, ci sono. Andiamo avanti, questa è la Norvegia, la Finlandia. Allora, vediamo un po'. Guarda, qua c'è la mia suocera, vicino a Spezia. Qua, dacci una scarpata. Wow. Aspetta un attimo che non si sa mai. Ci siamo arrivati. Sì, siamo secondo arrivati. Secondo i miei calcoli, che ho fatto tutti i calcoli con la mappa, siamo davanti all'Expo. Questo dovrebbe essere l'Expo. Ma Dario, scusami, io non ho ancora capito cosa hai preso per colazione stamattina. Qui siamo al monastero. Ma no, vedi, c'è la via qua. Con noi. Ma no, guarda, leggi qua. Ecco, se guardiamo bene la mappa, noi siamo qua al monastero Dos Jerónimos, che è stato costruito dal re Emanuel I. Perché? Perché l'ho fatta la costruzione di questo monastero in memoria di Vasco da Gama, il navigatore che aveva scoperto la rotta. Sei sicura che non è l'Expo? Mi sembrava l'Expo, è un po' vecchiotto per essere l'Expo. Signora, c'ho caldo, guarda, mettiamoci qua, c'è un caldo. Sì, mettiamoci qua, così studiamo bene la storia di questo monastero. Praticamente, penso che ci hanno messo 100 anni a costruirlo. Prima, pensa che lavoravano a cottimo o a ore, chissà, se lavoravano a ore. No, però la cosa storica che la so, perché io ho sbagliato con l'Expo, sì. Ma in realtà è che questo parte Vasco da Gama, trova la via delle Indie e vanno, io questi qua che vanno in giro comunque a scoprire i paesi non mi piacciono tanto, perché questo è esportare democrazia a cannonate, però questo ruba tutte le spezie, ruba tutto. Ritorna e inventano il pepe, che è una droga fantastica, all'epoca. Ai tempi. E tutti vogliono il pepe, cominciano a comprare il pepe, in tutta Europa vogliono il pepe, quei soldi del pepe hanno costruito questo affare qua. Col pepe, pensa a coloro che hanno rubato, vabbè, siamo persi. Attraversando la strada si salta dal Portogallo del passato a quello del futuro. L'architettura di Vittorio Gregotti e del Centro Culturale de Belém, tra i tanti spazi, ospita anche il Museo del Design, dove si possono ammirare gli oggetti che hanno fatto la storia della forma e della funzionalità. Questa è la poltrona dei Rockets. I Rockets, quelli sono tutti pelati che cantavano don 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 don. Questo allunga tutto? E poi là ci sono, quando sei molto depresso, sono quando ti dicono due pastiglie una al giorno o due prima dei pasti.
La luce nel cielo è quella del meraviglioso crepuscolo lisboeta che si riflette nelle acque del Tago sotto il ponte 25 d'Abril. Per chi non lo sapesse, il 25 aprile è il giorno in cui il Portogallo si è sbarazzato del dittatore Salazar a colpi di garofano. Era il 1974 e con i fiori non ci puoi colpire una donna, ma se li metti nei cannoni qualche volta funzionano. Oh, oh, sto cafissau, bacalao, sto cafissau, bacalao. Dove vai? Vieni qua, dove vai? Basta bacalao. Basta vino, basta vino. Basta vino, basta bacalao. Quanti bacalà ci sono? Dove vuoi andare adesso? Non lo so, andiamo di là. Vuoi andare a ballare così ti muovi? Sì, no, io devo ballare perché devo smaltire questa bacalà. Era ottima, non erotica? Ottima. Qua però qua non c'è nessuno. Dovremmo trovare una persona che ci dia un po' di informazioni, ecco, dove possiamo andare, che dove c'è la discoteca più in della città. Chiediamo a questo uomo qua. Secondo te? Vai vicino che sei bionda, magari del posto. Sei di Portogallo? Portogallo? Portoghese? Dario, mi chiamo Dario. Ciao. Bello, bello. Bello. Oh, ragazzi, come ti chiami? Fernando. Sì. Fernando straordinario. Bellissimo, no? Straordinario. C'è uno zio che si chiama Fernando, è morto. Senti, ma... No, Fernando, vogliamo andare a ballare. A ballare, lei vuole andare a ballare. E non sappiamo dove possiamo andare. Sappiamo ballare. Ha mangiato il baccalà alcolico, poi te lo racconto dopo. Cioè, vale. Dove si può andare a ballare una sera? Si balla qua? You know a good place where to go? Però prima, che lavoro fai? Lui non sa nulla di... che lavoro fai tu? Lavori? To work? Typical Portuguese. Portuguese, quindi non fai una mazza di niente? All Portuguese are in the stairs. Ti chiediamoli dove possiamo andare. Sì. You know a good place where to go? Of course. Lo sai dove possiamo andare? I know everything. You know everything. So you take us to a good club? Cioè io sono italiano, non so cosa stai dicendo. Allora, si va a ballare dove? Ha detto che ci porta a un posto giusto. Alle 8. Fai una bella cosa, allora ti vai alle 8, poi quando torni mi svegli, va bene? Va bene, ok, allora adesso vado a dormire. Buonanotte. Va bene, però dormono tutti, Ciao. You created your own illusion, fueled by an image of me. Well, I couldn't stand your side, wouldn't be right. A picture that I just don't see. Dorme non piglia pesci e neanche la metropolitana. Perché a Lisbona, da quando sono state realizzate le prime stazioni negli anni 50, hanno pensato bene di portare l'arte sottoterra, ma non per seppellirla, anzi per coltivarla. Ogni stazione infatti racconta la storia e la cultura del paese grazie ai lavori di artisti portoghesi e internazionali. A Lisbona non si può andare di fretta. Quando aspetti il treno della metropolitana, tutto quello che desideri è che arrivi il più tardi possibile. Moderno. Architettura moderna. Moderna, architettura è moderna. Bellissima, Dario. Sì?
È bellissima. A me non mi sembra, bisogna farci il callo, a me mi mette l'ansia, mi angoscia un po'. Perché tu non capisci niente, come sempre non capisci niente di nulla, ecco. Tutto te perché, capisci. Sì, perché la devi sentire, non lo so, come una melodia, ecco, non, è come una poesia, è come un suono, io non lo so come, la devi sentire dentro, la devi capire bene, te la devi fare proprio entrare dentro, è bellissima. Cioè, sì, no. Ascolto. No, sì, tu facciamo una cosa. Certo. Concentrati. Ok? E ascoltala. Nel campo Vergassoni mio scarta il primo e il primiero difensore del football club di Lisbona, si chiama Gersinio Giginio Pippinio, entra in aria Vergassoni, finta, entra in aria, rigore, rigore, arbitro, rigore, no, rigore, cazzo, rigore, sono a rigore questo, rigore, rigore, qua, rigore, qua, rigore. Come mai tutti i calciatori, i più grandi calciatori italiani, non sanno battere i rigori? Perché? Sarò fortunato in amore, eh? Ho attraversato i sette mari per poterti vedere anche un solo istante. Sai bene che il mio cuore appartiene ad un altro uomo. Quell'imbecille che non sa far altro che giocare a bocce con i suoi amici e per mestiere confeziona pezzi di delfino nelle scatolette di tonno. Almeno lui una volta a settimana mi porta al ristorante. E tu? Cosa hai da offrirmi tu? Non hai neppure un lavoro stabile? Ah, vedrai. Dopo la vendemmia avrò un po' di soldi messi da parte. E poi appiccicando francobolli e infilando perline la sera sto accumulando un bel gruzzolo. Finalmente potremo fuggire insieme in Madagascar. Laggiù, oltre l'oceano. Direzione sud-est. Ah,
Sei fuori rotta, capitano. Per quanto mi riguarda, la tua bagnarola si è arenata prima ancora di essere avverrata. Questa storia fa acqua da tutte le parti e io ne ho le falle piene. Addio, testa di cozza. Corpo di mille balene. Credevo di avere il vento in poppa. Invece naufrago in altro mare. Ma non finisce qui, mia dolce sardina. Presto o tardi getterò la mia ancora su di te. Una domanda solo, ma... Sì. Ma se andassi in Madagascar, ci andreste te? E perché no? Perché ci porta in Madagascar? No. La tua puzzola che dice? Non è la puzzola, è la bussola. La bussola. Questo è il modo migliore per conoscere Lisbona, l'elettrico 28, un tram d'altri tempi che attraversa tutta la città. Le coloratissime vetture d'inizio secolo si inerpicano ovunque, imboccando i becos, gli stretti vicoli sui quali si affacciano bougainville in fiore, palme, case decorate con azulejos e campanili barocchi. Madagascar, boh. Oh, l'ingresso del castello. Abbiamo fatto una bella salita però. Castello di San Giorgio, c'è il drago, la solita cosa. Il problema è che una volta si entrava a cavallo. Davvero prego. C'è il drago? No, vai, lo ammazzo io. Una volta si entrava a cavallo, adesso ci vuole il ticket. Ci vuole il ticket. Mi porca vacca, per la gamba. Oh, questo è il castello di San Giorgio. E qua c'è ancora la fine, qua c'è Valtinello, qua c'è l'ingresso. Facciamo la stanza degli armadi, la mettiamo di qua. Ma bisogna buttare dentro qualcosa. Volevo dire una cosa, ma quando bucano, come si fa a cambiare la ruota al pavone? Fai un po' di riprese, che guarda Bravi. Che bella vista. Mettiti sul cannone come Mary Poppins, come la strega sulla scopa, vai. Prendimi anche il ponte, vedi il ponte 25 aprile? E là c'è, là in fondo c'è Belém. E lì sotto? C'è la piazza del commercio qua, vedi? Che ragazza fantastica. Grazie. Dario. No, siccome questi cannoni sembrano ancora in funzione, saranno qua, da quanto tempo saranno qua? Anni. Qualche centinaia di anni. Però senti, però c'hanno anche proprio la cosa con la miccia, bella, sì. Io casualmente c'ho l'accendino, scherzo, faccio una stupidaggine. No, non so, dai. No, dai, Dario, che ma figurati. Siamo mille anni, figurati. Fa anche la scintilla, guarda. Fa anche la scintilla. Uno, adesso due, al tre. Ragazzi, ma sei stato tu? No, ma cioè, no, non è possibile. Cioè, no. Vieni via. Dici che è meglio che andiamo? Ma non era salve. Questa è la Gran Soa e adesso appena gli dico la parola magica lui si incazza, vuoi vedere? Vai con la parola magica. Maionese. Queste sono le soglie. Le sogliole, come diceva Gino Patrone, che è un grande, uno che ha gli aforismi alla Spezia, diceva che le sogliole erano pesci normali prima che i palombari camminassero sul fondo. Dario, mi spieghi una cosa? Sì. Dopo questi giorni a Lisbona, sì. Che hai filmato, hai fatto delle riprese, ma perché ti sei portato questa carretta, quella dell'anno 60? Guarda che sta qua con la carretta. Come si dice in olandese carretta? Videocamera. Allora, ho portato la videocamera perché in realtà ho fatto un omaggio a Wender.
Sai che Vendere ha fatto, in realtà, ha fatto Lisbon Story e ha usato solo cose originali, con la pellicola originale, queste cose qua. Io questa qua, tutta la roba che ho registrato, anche su di te, la devo spedire, va fatta sviluppare, stampare tutto, me la portano dopo un mese. Facciamo vedere che fra un mese vedo tutte le immagini. Sì, tra un mese se sarai ancora la mia ragazza, sì. Perché c'ho il giornale, fammi. C'è la lotteria, ferma un po', ferma un po'. Lotteria, ma, nazionale. Ferma, per i biglietti. Ma tira fuori i biglietti. Adesso? Certo. E non lo potevi fare prima? Fammi che vinciamo mezzo milione di euro. Dov'è? Eccoli qua. Eccoli qua. Un'occhiata solo veloce, Oh, lotteria, dai, classica, però, classica. Perché veramente abbiamo poco tempo. Su. 1, 3, 5, niente, niente. 3, 2, 3, qua. C'è un numero su 5, abbiamo preso niente. Niente. Butta via. Ecco, niente. Vabbè, meno male. Adesso possiamo andare? Niente. Sì, andiamo, andiamo. Okay, Dario, vai. Sfortunata veramente, Sfortunata a tutto. Dario. Sono mica fortunata in amore? Dario! Andiamo! Eccoci, nord, sud, est, ho capito, quasi come è andata. Sono stato in quel paese meraviglioso di Lisbona. Lisboa antica. Lisboa, fantastico, ho beccato tutto, il fado, ho capito tutto su Pessoa, ho fatto tutti i giri, ho visto la cosa, ho mangiato il baccalao. Ho trovato dov'è, ho capito quasi tutto, la Hélène. Ma Hélène? Hélène era carina, ma non si applicava molto, diciamo così. È come se fosse, come se avessi vissuto in un fotoromanzo, molto bello, carino, però in questo momento credo... Credo che stia cantando il fado con Scorsi per me. Bene, bene, bene. Sì, so che canta il fado. Bisogna capire chi è il chitarrista. Con Pedro Gustavo, il più bello, ma lindo chitarrista di Portogallo. Se vuoi mettermi subito in condizione di... Comunque, bello, bello, Lisbona. Hai imparato la geografia? Certo. Allora, la domanda è questa. Dov'è il ponente? Di là. Come si chiama il chitarrista che suona con la Pedro Gustavinho.